Vai. Siamo con due dei protagonisti principali di Boris, che è una grandissima serie televisiva, caldo, diciamo, per i giovani, soprattutto. Si è tuffata nel cinema. Siete tutti e due in piazza, perché là ci credete veramente a certi temi. No, siamo venuti a prendere esatto, cioè veramente stiamo venuti, mettiamoci questa maglietta per prendere un caffè. Allora, questa maglietta è il miglior modo per prendere un caffè. Siamo qua per restituire quello che è successo durante la conferenza stampa di Boris, perché siamo stati il nostro malgrado senza neanche poterlo sospettare, e la cosa ci ha molto incuriosito. Siamo stati in qualche modo eletti a simbolo del precariato in cui versano i giovani italiani. Siamo stati, e questa è una cosa che ci ha molto incuriosito, perché Boris è una cosa che fa ridere, ma poi la nota di fondo è quella, una nota amara che racconta un paese a pezzi e la condizione di precariato in cui versa e vive il nostro protagonista, uno dei protagonisti, cioè credo Alessandro lo vive da lì su un secolo, credo che la vivano tutti i ragazzi italiani in diversi contesti, perché essere stati scelti e aver avuto la nostra conferenza stampa interrotta in modo così pacifico, intelligente, ironico, è una cosa che ci ha veramente rotto, perché ha dato un senso ancora più profondo al lavoro che abbiamo fatto da 4 anni. In questo mi sento di poter parlare anche a nome del mio gruppo, perché poi di fatto dopo questa invasione pacifica abbiamo parlato solo di quello e in conferenza stampa solo di quello, quindi siamo qua a restituire, almeno per quello che mi riguarda, quella pacifica invasione attestato di stima. Boris rappresenta poi no, la crisi di una generazione schiacciata dalla precarietà e dalla meritocrazia che assolutamente sposo quello che ha detto il mio socio, ma è più cattiva la realtà o più cattiva Boris? Ma io temo purtroppo che Boris sia la versione edulcorata di quello che succede in Italia. Boris utilizza dietro le pinte di un set come assolutamente l'Italia, racconta il motivo per cui tutti questi ragazzi non sono stati in piazza. Come se ne esce? Tentando di fare le cose a caso. Ma se ne esce vivendo in un paese dove il lavoro non è considerato un lusso. Non dovrebbe essere un lusso avere un lavoro sottopagato. Invece avere in Italia un lavoro a tempo assolutamente indeterminato, pagato pochissimo, dove ormai è considerato una fortuna. Chi c'è? Allora, la finale è dai dai dai. Dai 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 e non a caso di già. No, grazie.